È cominciata con un grande nervosismo da parte del dottor De Angelis, non fosse altro che perché si è rotto le scatole di vederci in realtà, perché ci vede sempre, ma anche perché ci ha detto che stavano lavorando proprio alla questione del decreto inidonei, no? Che avrebbero dovuto iniziare, che stavano per sedersi e vabbè, io ho fatto l'introduzione, quello che vi ho detto qui l'ho ripetuto a loro, c'erano anche loro, e tutte le contraddizioni in relazione alle motivazioni, il perché ancora si insiste e quant'altro. Direi che sulla questione inidonei loro intanto hanno detto avete vinto. L'amministrazione, c'era Filippo, ha detto a più riprese avete vinto. Quando il catastrofista, perché adesso da oggi lo chiamerò così, il catastrofista, ha detto no, ma non è vero, ha detto no, ma non dovete dirlo, perché voi, e poi è stata una battaglia vostra, vinta vostra dai Cobas, perché loro al tavolo non dicevano queste cose. Ha detto quindi voi dovete essere consapevoli di questo, noi gli abbiamo detto guardate, ma noi dobbiamo raggiungere ancora altro, ci sono ancora tutti questi problemi, loro sostengono e lo hanno sostenuto a più riprese che intanto ci sono buone prospettive e notizie, cioè che stanno lavorando anche in sede di commissione politica, ha detto se andate lì poi lo vedrete perché direte questo, che nella realtà la cosa si risolverà, cioè loro sono convinti che questo decreto sarà migliorato per la parte relativa agli inidonei e non peggiorato. Hanno anche detto alla fine noi abbiamo, noi facciamo il nostro, voi fate però il vostro, nel senso che è ovvio che non molliamo perché comunque ci saranno ancora delle tappe da portare avanti. Comunque è stato, ci sono stati anche dei momenti di frizione perché le interpretazioni non sono esattamente le stesse, però io ho cominciato l'analisi dal comma 4, abrogata la norma, sono passata al comma 5 delle commissioni, ora lì sul testo c'è scritto esplicitamente che le commissioni mediche in relazione agli inidonei dovranno avere un'unità aggiunta, lì ci abbiamo avuto uno scontro, perché De Angelis, non so se l'avesse veramente visto bene oppure no, sostiene che secondo lui questo è stato effetto di una svista, perché parlavano delle integrazioni delle commissioni mediche soltanto in relazione al sostegno, no? E non in relazione agli inidonei. E io ho detto scusi, però lì c'è scritto inidonei. Lui ha detto io sono convinto che si tratti di una svista. All'obiezione della questione della scomparsa degli inidonei temporanei, se non siete contenti, se non c'è, ha convenuto, ho capito, che significa che sul decreto, che secondo me è stato scritto frettolosamente, comunque sì, le cose che noi abbiamo notato non ci sono e che quindi teoricamente, ipoteticamente, se uno decidesse di farsi dare l'indennità temporanea, non potrebbero neanche lontanamente passarlo, no? Nei profili amministrativi a domanda oppure nella mobilità intercompartimentale, perché non è compreso, anche di questo parleremo poi anche al Parlamento, comunque non c'è. L'altra questione è la stessa cosa, ho detto ma io nel decreto non ho letto come ho letto nel 2011 che c'era scritto che se non si passava nei profili amministrativi o tecnici della scuola, si passava per mobilità intercompartimentale sui profili amministrativi dello Stato. Perché non c'è scritto? Secondo me loro non lo avevano neanche letto, però in effetti anche qui hanno detto, dice beh sì, in effetti, e là, se lo sono preso, l'hanno consultato per vedere se c'era scritto e hanno visto che non c'è scritto, e anche questo è un elemento che noi comunque, voglio dire, dobbiamo insistere sulla questione quantomeno della facoltatività, perché noi lo vediamo, ci sono alcuni nostri colleghi, da qui il collega che è sceso qui, Guido, no? Che è un inidoneo che poi da docente è stato passato qui, che in realtà qui non mi sembra che stia male, quindi se uno ci volesse venire, non è che io dico no, non ci devi venire, è la facoltà tua, se ti sblocca.
trovata un posto per mobilità intercompartimentale in un luogo che a me sta bene, faccio domanda, si deve poter stare. Quindi se io riesco ad inserire l'emendamento invece di obbligatorietà, facoltatività, io già ho fatto un passo in avanti. La stessa cosa che abbiamo detto degli insegnanti tecnico-pratici, che anche lì in sede parlamentare tenteremo di far abrogare quel comma, no? In cui è abrogato anche il comma 14 dell'articolo 14, e così siamo arrivati. Devo dire che quando parlavo e ho parlato degli insegnanti tecnico-pratici, loro sono rimasti colpiti quando ho detto la cosa che proprio gli insegnanti provenienti da diplomi liceali non possano andare a fare gli insegnanti tecnico-pratici. No, ho detto, intanto ci vorrebbe un incontro specifico sulla questione per far capire come. Poi abbiamo avuto anche qui uno screzio con il dottor De Angelis, perché dicevamo che avete avuto la possibilità di fare gli insegnanti, di passare sul sostegno, e ha detto sì, alcuni l'hanno accettato, ha detto guardi, però io personalmente il mio ruolo ai suoi tempi io l'ho ritardato perché non mi sentivo in grado di fare la docente di sostegno, e quindi molti insegnanti tecnico-pratici non hanno voluto presentare la domanda perché non si reputano in grado. Ma questo è significativo e dovrebbe essere riconosciuto a titolo di merito di un insegnante che rischia di mettere il proprio lavoro a rischio senza fare quella domanda, quando l'avrebbe potuta fare perché non si reputa idoneo a fare quel tipo di lavoro. E questo qualcuno di loro in effetti lo ha sottoscritto, cioè ha capito che in effetti c'è un elemento, e io credo che su questo si possa continuare. Dobbiamo mandare delle cose, ma dobbiamo anche ritornare per alcune questioni, Anche per gli inidonei torneremo, però sulla questione degli ITP e sulla questione del regolamento, dov'è Daniela? Sulla questione anche del regolamento degli amministrativi per la questione anche di non chiedere più le 30 scuole ma di fare domande per distretto, si può ancora intervenire, così come si può intervenire anche in relazione alla questione, ad altre questioni, dei modelli viventi, perché hanno acquisito che essendo cambiati gli ordinamenti, che hanno cambiato proprio l'istruzione artistica, prima c'erano solo ISA, adesso i licei, quindi sono cambiati gli ordinamenti, occorre fare un cambiamento rispetto alle figure dei modelli viventi in relazione alla modificazione degli ordinamenti stessi, e che quindi in quella sede si potrà andare. Per quanto riguarda quota 96, c'era poco da dire, c'era un quota 96 tra di loro, perché il dottor Rinzivillo, che era lì, ha detto ma io pure sono quota 96, e ha detto che il problema, dice sì, ma questo ce l'aveva detto anche Chiappetta, noi siamo stati sconfitti, perché in realtà noi abbiamo dato come numero dei docenti 3.500, mentre l'INPS ne ha dati 9.000 e alla fine il MEF si è attestato intorno ai 6.000 più o meno, mentre invece l'amministrazione ha detto che per loro sono 3.500. Quindi sono gli altri, ha detto però noi siamo stati sconfitti, e quando Franco gli ha fatto l'obiezione che in effetti però questo non è dato, ha detto guardate, ma è così, noi abbiamo dato quei numeri lì, non è che potevamo fare altro. Anche qui c'è un piccolo enigma sul perché una questione così seguita anche a livello parlamentare, che sembrava essere arrivata a soluzione, perché loro hanno detto noi sapevamo che si sarebbe risolta con il decreto, invece si è uscita fuori, quindi è accaduto qualcosa a livello parlamentare, ma noi lo sappiamo che è accaduto, perché c'è stata una pressione da parte del PDL, anche per la questione degli inidonei, no? Che il giorno prima del Consiglio dei Ministri hanno fatto quelle sparate contro il personale inidoneo, e probabilmente per una questione di alleanze loro non hanno voluto fare lo scontro, e tra i due spezzoni da portare a casa è passato quello degli inidonei e non di quota 96, ma dovevano passare tutti e due, e quello degli inidonei comunque è passato con un paletto, perché su quello poi si dovrà andare a chiedere qualcosa. Per quanto riguarda la materia alternativa, noi dobbiamo ritornare assolutamente,
perché loro sostengono: noi abbiamo fatto le domande, abbiamo fatto le circolari, le abbiamo mandate a dire e tutto è a posto. Perché? Perché c'è uno scollamento tra l'amministrazione centrale e le situazioni locali. Questo per tutto vale, cioè loro emanano delle circolari, ma poi manco a loro gli interessa che vengano applicate, diciamocelo chiaramente, non è che stanno lì col punteruolo per cercare di farlo. E anche qui abbiamo avuto uno screzio, perché quando abbiamo cominciato a parlare di 25.000 capi, ho detto: ah sì, allora venite qui a fare come i vostri colleghi, intendendo i precari, che sono andati lì. E questo noi lo dobbiamo valutare, perché questa fa la nostra differenza. Dice: venite a chiedere, loro ci hanno chiesto 180.000 posti, no? È chiaro, se venite qui e volete la luna, ma che volete che vi rispondo? Giustamente, anche da un certo punto di vista. Infatti io ho detto: guardi, che io non le sto chiedendo 25.000 posti da immettere in ruolo, io le sto chiedendo delle cose tecniche, precise, perché noi abbiamo vinto delle battaglie a Brescia come a Bologna, ma qui voi ancora non avete fatto gli atti successivi, perché se io ho vinto sulla questione del riconoscimento del lavoro prestato su materia alternativa per la ricostruzione della carriera, beh, significa che questo, se io non lo divulgo, frena rispetto al fatto che un precario va a prestare servizio lì, e quindi frena sul numero dei posti che vengono chiesti. Se voi ancora non vi rendete conto di come dovete fare una nota ministeriale per far riconoscere il punteggio prestato su classe di concorso precisa, e anche questo significa che non siete entrati nel merito. Anche per queste cose bisogna lavorare, perché bisogna ritornare e chiedere nello specifico. Noi abbiamo chiesto il tavolo, domani c'è l'incontro. Franco, la Ghizzoni che diceva non c'è l'incontro, ci hanno detto che l'incontro c'è. C'è. Ma invece c'è l'incontro. Il mandato è pubblicato sul sito della Esatto, DGS. L'incontro c'è, ma loro hanno detto che non ci sarà nessuna possibilità, perché quelli stanno armati, anche se hanno detto le vostre battaglie sono riuscite a farvi copiare, perché dice: dopo che voi avete fatto le vostre battaglie, l'ha detto De Angelis, Filippo, l'ha detto lui, testimoni, dopo che voi avete cominciato a fare queste battaglie, loro hanno cominciato a dire più o meno le stesse cose, tanto che io gli ho fatto la battuta. Tanto che io gli ho detto, dico: no, non è che hanno cominciato a fare come noi, hanno copiato i nostri comunicati inidonei a precari amministrativi e tecnici, hanno cominciato proprio a copiare. Quindi ci ha detto che il successo che c'è stato e che ci potrà essere c'è solo grazie a questo, perché siamo stati tenaci, non abbiamo mai avuto una flessione minima rispetto all'intenzione. E questo, voglio dire, ripaga un po' anche le fatiche di chi sta in piazza, cioè il riconoscimento che ci hanno fatto loro oggi, devo dire che è un grande riconoscimento rispetto alla modalità della piazza, perché noi addirittura abbiamo, come dire, ottenuto un altro successo, che è quello di far sì che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative si allineino a noi, tanto che ci fanno la guerra per non farci stare al tavolo delle trattative. E le persone che sono qui e che appartengono ad altre organizzazioni, sono varie, non ci sono solo quelle che me l'hanno confessato in un orecchio, devono saperlo, perché è importante. Oltretutto, come dice Filippo, ma se io fossi stato, avessi delegato la mia vecchia organizzazione, e cioè la CGIL, ma io non mi sarei mai andata a sedere a quel tavolo, perché a me non mi ci avrebbero portato. Cioè lì oggi c'erano, io sì, non solo io, perché voglio dire, ci sono vari Cobas, erano seduti al tavolo, da Rina a Franco a Nanni, a lei sì, lei già è venuta successivamente, no? Ma perché? Perché questo è un valore, cioè lì c'erano i rappresentanti dei lavoratori, ognuno, oppure delle singole questioni, da materia alternativa alla questione dei valdetti, che è stata importante, ci siamo seduti lì, abbiamo potuto dire: noi abbiamo fatto ottenere questo, abbiamo fatto questa richiesta,
Non è una cosa da poco, penso che sia una modalità, tant'è vero che il dottore, quello giovane, Moliterno, che poi è giovanissimo, sorrideva, dice: ma che ci azzeccano quelli di quota 96 con voi? Dico: guardi che qui c'entrano tutti, perché è soltanto attraverso l'aggancio dei singoli settori che anche i modelli viventi, no, sono riusciti a porre la questione. Ma i modelli viventi non si invitava nessuno, ma diciamocelo, no? Conosceva, poi a un certo punto ci siamo fatti anche un sacco di battute, perché dice: anche io sono stato, dico, lei è stato un modello vivente, non mi dica, dice: no, sono stato anche io in una sorta accademia, non ho capito a che si riferisce, alle nomine per i modelli viventi. Vabbè, quindi diciamo che il bilancio della giornata comunque è abbastanza positivo, lì cioè no. È abbastanza positivo perché abbiamo avuto dei riconoscimenti. Adesso la parola a tutti quelli che ci sono stati. Una sola battuta: ci hanno chiamati per il casino che abbiamo piantato. La ministra Carrosa aveva un incontro e ha detto: vai giù a riceverli, se no questi non ci fanno lavorare. Scusate, io sono un vecchio estremista, ma una vecchia canzone di Pino Masi diceva: bisognerebbe offenderli spesso e non lasciare loro respiro, tutte le volte che lor signori capitano sotto il nostro tiro. Noi, quota 96, dobbiamo continuare. Alla 96! Scusami, io un Pino dal 69 che lo conosco. Oh, lui è un campione regno. Quindi dobbiamo continuare a farci vedere. E fino a che non avremo sistemato ogni questione che i sindacati confederali ritengono residuale, gli inidonei, o quanti sono, gli insegnanti delle materie alternative, si può fare a meno, di quota 96, sono 3.500, sono 1.000 tessere, noi dobbiamo, lottando con le quote residuali, portare 10.000 assunzioni di precari in più nei prossimi 2 anni. Il problema è solo i precari che si sono già divisi troppo e devono unirsi come abbiamo fatto noi. Ho letto con piacere che i comitati dei precari verranno in piazza il 18 ottobre. Quello è un momento importante. Allora, scusate, io non vorrei, non smettisco naturalmente Anna Grazia e non vorrei fare il catastrofista, no? Però quando, come quando quella volta con la Finocchi, crepi, però come quando con la Finocchiaro mi sono alzato, quando lei si è alzata e disse: bisogna fare qualcosa, io mi sono alzato davanti a lei e ho detto: ha capito bene? Ho detto: sì, bisogna fare qualcosa. Gli ho risposto, gli ho detto ancora: ma ha capito bene la situazione qual è? Ho detto: sì, ho capito, e poi però le cose sono andate come sono andate. Allora, uscendo, cioè spiegato un po' tutto quanto la questione, però finendo il discorso, ho detto: scusi dottore, la penultima cosa che dice sugli inidonei, perché l'ultima vorrei, di voi non voglio più sentir parlare, ognuno resta dove sta e rimaniamo al nostro posto, eccetera. La penultima cosa qual è? Lei ha confermato che questa storia sulla mobilità interdepartimentale salterà per vari motivi, tutti quelli che va spiegato Maria Grazia e Lina, Anna Grazia. Maria Grazia chi è? Comunque, se insiste, perché voglio che esca dalla loro bocca più di una volta un'affermazione, perché a un certo punto negava una cosa e tutti quanti quelli che eravamo stati lì la volta precedente ce la siamo ricordati: no, no, tu non lo puoi fare perché stavamo qui seduti e tu hai detto questa storia. E lei dice: a me no, forse non mi ricordo, forse mi sbaglio, forse no. Allora tu dici una volta, dici due, la dici tre, e per me è una regola. Adesso, uscendo sulla sbarretta mentre entrava dentro il ministero dall'altra parte, gliel'ho chiesto per l'ultima volta: state tranquilli. Quindi sembra che rompa un po' le scatole così, però questa gente deve sentire, ecco, non stiamo tranquilli, non stiamo, che sia una vittoria, io divino, forse ho esagerato, però sai, dalla festa che abbiamo fatto, dalla gioia che ci aveva preso, sembrava chissà che. Poi ti leggi bene tutto il decreto, noi ce lo siamo letto, questi qui ce l'avevano davanti, lo leggevano davanti a noi, ma forse non torna, forse questo non va bene, ogni tanto si consultavano, si guardavano, cioè sembra che parli con i ragazzini che stanno a fare un compito in matematica e se passano le cose: guarda, tu questa la sai, questa non la sai, insomma.
appunto qui, ecco, vorrei che per una cosa importantissima, che mi sembra proprio che il fatto di una volta entravamo in delegazione, eravamo in tre, ed entrare in 10-11 come siamo entrati oggi, con 5-6-7 rappresentazioni diverse di un fatto comunque come si dice, che taglia alla scuola delle risorse, è stata una cosa, perché eravamo una grande maggioranza, perché loro erano 4 o 5 e noi eravamo 10, eravamo il doppio di loro e parlavamo il doppio di loro, sapevamo il doppio di loro, eravamo più forti, cioè per una volta è diventata una cosa che la disparità stavolta stava a nostro vantaggio. Ecco, io trovo positivo che alla fine insomma ci stiamo sempre dentro, trovo anche positivo rompere sempre un po' le scatole. Un abbraccio. Ciao a tutti ragazzi, scusate, io volevo dire così, una cosina che mi è sempre toccata in questi due anni di lotta, no? E una soddisfazione in questo momento mi viene dal fatto che in questo palazzo viene riconosciuto il merito di questa lotta e di quello che abbiamo ottenuto comunque ai COBAT. Io ve lo dico da ex cigellina, io per 15 anni ho avuto la tessera della CGIL e non mi sarei mai sognata di portare avanti, ma mai il mio sindacato mi avrebbe portata a sedermi a un tavolo comunque con dei funzionari o dei parlamentari. E quindi questo mi conferma che io non mi sono sbagliata un anno e mezzo fa, quando ho riconsegnato la mia tessera alla CGIL e ho preso quella dei COBAT.